Allora, allora riprendiamo con l'appello la parola al segretario comunale, grazie. Aiosa, Antonioli, sempre assente, Boccia, Sente. Caponi, Caponi. Era qua adesso. Mi spiace. Grazie. Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Fuori. Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Astorino, Pennasi, Pietra, Romagnello, Sbardella, Teormino, Titaferrante, Chiara, sente. Torraco, Tremolada, Vavassori. Die presenti. La maggioranza c'è. Riprendiamo la seduta con 18 consiglieri presenti, quindi riprendiamo la seduta è aperta. A questo punto do la parola subito alla relatrice della Commissione, la consigliera Teormino, poi seguirà la consigliera Pernasi perché componenti della Viviamo Commissione di solo. appartenenza, quindi ognuno per proprie competenze. Prego. Sì, buonasera a tutti. Volevo chiederle, Presidente, facciamo la commissione del bilancio di previsione triennale insieme anche alla parte relativa all'alienazione degli immobili o la teniamo separata? Tutti insieme. Facciamo insieme. Ok. Cominciamo dal bilancio preventivo. L'assemblea, la delibera che andiamo ad approvare questa sera riguarda il bilancio di previsione triennale che riguarda il 2016-17 e 18. Doveva in realtà essere approvato entro il 31 dicembre, ma a seguito poi di un decreto del 7 marzo scorso questa data è stata prorogata al 30 di aprile ed è per questo motivo che ci troviamo oggi a discutere della questione. Sono state dedicate due commissioni, il 14 e il 19 di aprile, a questo tema, insieme, come dicevo, al tema relativo all'alienazione degli immobili. La prima parte della commissione è stata dedicata all'esposizione del bilancio preventivo fatta dall'assessore Montrasio ed in particolare l'assessore si è soffermata ad esaminare il bilancio preventivo alla luce dei principi che erano stati enunciati nel DUP, il documento unico di programmazione.
I principi che vengono richiamati e rispettati ovviamente all'interno del bilancio triennale sono molteplici. Il primo riguarda i tributi e le tariffe che rimangono invariati per quello che riguarda questo bilancio preventivo triennale. Ci sono anche dei tributi che diminuiscono, come per esempio la tariffa che riguarda la mensa. È prevista anche la restituzione dell'avanzo della Tari, pari ad un importo di 645.000 euro e spiccioli, andiamo un po' per macrocifre, e diminuisce anche, così come era stato indicato nel DUP, la rigidità di bilancio. Questo grazie ad alla diminuzione delle spese per il personale, al fatto che i bandi partono dalla stessa base d'asta di quelli precedenti, quindi non si prevedono aumenti e quindi ci sono minore spese, un maggior ricorso ad entrate diverse rispetto ai semplici tributi, grazie anche all'apertura di un ufficio bandi che cercherà ovviamente di partecipare a più bandi possibili in maniera da ridurre il ricorso alla voce dei tributi o comunque di aggiungere sicuramente delle altre risorse. Vengono mantenuti tutti i servizi, così come veniva indicato nel DUP, così come anche si mantengono gli investimenti previsti. In particolare quelli che riguardano l'efficientamento energetico, la digitalizzazione delle scuole, in particolare le scuole medie, alle quali poi si aggiungeranno anche le scuole superiori, il decoro cittadino, così come l'abbattimento delle barriere architettoniche. È previsto anche l'aumento del contrasto alla morosità e all'evasione fiscale, prevedendo in futuro un ampliamento dell'opera dell'ufficio recupero crediti. Così pure si aggiunge la voce del bilancio partecipativo con uno stanziamento di 250.000 euro per finanziare opere coprogettate con i cittadini. Si tratta grosso modo di circa 50.000 euro a quartiere, tanto per intenderci. Vengono riassunte poi le macro voci del bilancio, in particolare per quello che riguarda le entrate, e poi vedremo anche le uscite. C'è un avanzo di amministrazione di 645.000 euro che è praticamente pari all'importo previsto per la restituzione dell'avanzo Tari 2015. Le entrate tributarie ammontano a 44.300.000 euro, i trasferimenti correnti a 10 milioni e rotti, le entrate tributarie superano i 21 milioni, le entrate in conto capitale i 6 milioni e mezzo, così come l'accensione mutui vede un risparmio di 1.150.000 euro, l'anticipazione di cassa è pari a poco meno di 32 milioni di euro e le partite di giro sono circa 15 milioni e mezzo di euro, per un totale di entrate di 153 milioni 865 mila euro. Diminuiscono i tributi locali, quindi quelli che si pagano al comune, e aumentano invece i trasferimenti statali, ma questo per un semplice motivo, perché la TASI viene tolta dai tributi locali e entra nei trasferimenti. Il problema riguarda il fatto però che il trasferimento statale per la TASI è minore rispetto a quello che si era preventivato, è minore di circa 450.000 euro, quindi a questo punto il segno è negativo. La previsione infatti era di circa 7.400.000 euro, il dato reale si ferma a 6.940.000. Così un altro segno meno, purtroppo per noi, si registra nel fondo di solidarietà. Come sapete, lo Stato trattiene parte dell'IMU, che prima veniva pagata ai comuni, per incrementare quello delle prime case, per incrementare il Fondo Solidarietà Nazionale, che viene poi ridistribuito a tutti i comuni. Nel 2015 c'era già stato un segno negativo tra quello trattenuto al Comune di Sesto e poi restituito con il Fondo di Solidarietà per una quota di meno 600.000 euro. Nel bilancio preventivo si calcola che anche in questo caso ci sarà un ulteriore disavanzo negativo per circa 300.000 euro. Sommando quindi il mancato introito relativo al trasferimento statale della TASI, sommato al mancato comunque alla diminuzione degli stanziamenti del Fondo di Solidarietà, registriamo un segno meno,
dopo il quale ci sono 750.000 euro. Si trattava quindi di come dire, trovare una soluzione per questa minore entrata, che è stata coperta con una minor spesa dovuta al fatto che i mutui sono stati rinegoziati. Avanzano comunque da questo calcolo 142.000 euro che verranno comunque, così come indicato nel DUP, utilizzati per interventi di efficientamento energetico. Due interventi sono previsti in altrettante palestre comunali e poi a questi investimenti vanno aggiunti gli ammodernamenti fatti da Enel Sole, così come tutti i lavori previsti nelle scuole e nei cimiteri che prevedono comunque degli interventi che andranno ad incidere sull'efficientamento energetico. Per quello che riguarda il capitolo spese, si registra un disavanzo tecnico di 304.000 euro, spese correnti per 76.741.000 euro, spese in conto capitale per 26.5 milioni, rimborso prestiti per 1.8 milioni, restituzione di anticipazione di cassa per poco meno di 32 milioni di euro, così come l'abbiamo vista nelle entrate, così pure le partite di giro. La cifra ovviamente delle spese è la stessa di quella delle entrate. Per quello che riguarda la spesa corrente, si registra un aumento per lo stanziamento relativo all'ambiente e al verde, che diventa di 12.5 milioni, una maggiore spesa rispetto a quella prevista inizialmente per l'incidenza del nuovo appalto e per spese di pulizia e manutenzione ai giardini che sono stati implementati rispetto al servizio che avevamo fino allo scorso anno. Per quello che riguarda il capitolo casa invece si prevede una minor spesa per una diversa organizzazione del servizio, una ricontrattazione delle tariffe alberghiere, una maggiore severità nei criteri di assegnazione e soluzioni alternative sperimentali rispetto a quelle condotte fino ad oggi. Un esempio ne è l'accordo con la cooperativa Arca. Sono diminuite le spese per quello che riguarda il telefono e i vari collegamenti tecnologici, mentre aumenta la spesa per il patrimonio e il demanio. In totale la spesa aumenta di circa 200.000 euro per il nuovo appalto della Global Service, cioè che riguarda la manutenzione in sostanza degli immobili comunali e la gestione dei cimiteri. Questa ulteriore spesa si spiega per il fatto che negli appalti nuovi sono stati inseriti servizi che non vi erano negli appalti precedenti, quindi non è aumentata semplicemente la base d'asta, ma nel bando sono stati inseriti dei servizi nuovi. Ragioneria e tributi, la spesa diminuisce per un risparmio sulle assicurazioni grazie al nuovo appalto e anche sul risparmio energetico che comincia a dare i primi frutti. Il bilancio partecipativo, l'abbiamo già visto, incide per una spesa ulteriore di 250.000 euro a cui si aggiungono ovviamente le spese di gestione del progetto. Sul capitolo socioeducativo si registra una spesa inferiore, così pure nello sport per come dire, il cambiamento anche della tipologia gestionale degli impianti sportivi. Si registra una minore spesa anche per quello che riguarda il personale, pari ad un importo di 250.000 euro che si vanno ad aggiungere a quelli risparmiati negli anni precedenti. Come dicevo, anche i tributi rimangono invariati, così come era stato indicato dal DUP. Rimane invariata l'IMU, che è così dal 2012, così come rimarranno invariate le aliquote e le esenzioni, l'IRPEF, che è invariata dal 2008, la TARI, che non, come dire, è fissa dal 2014, come sappiamo deve coprire i costi del servizio fino al raggiungimento dell'intera somma che viene spesa. Viene mantenuta, per quello che riguarda la TARI, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche, pari al 45% e non domestiche, che raggiungono invece quota 55%, così come rimangono identici i correttivi, i coefficienti e la scadenza anche dei pagamenti. Si prevede la restituzione della quota maggiorata, così l'abbiamo vista anche nel bilancio, pagata dai cittadini lo scorso anno, e questo significa una diminuzione della tariffa che oscillerà tra il 4 e il 10%, questo per le utenze domestiche. Viceversa invece per le utenze non domestiche, sulle quali incide la spesa per il 55%, si registrerà un aumento pari del 2%, così era stato spiegato in commissione. Questo perché? Perché i calcoli del 2015
tecnici si sono rivelati inesatti, perché non esatti erano le banche date, così come non lo era quello, per esempio, della Camera di Commercio. Nel denominatore diminuiscono i metri quadri, per esempio, relativi alle utenze non domestiche, quindi quelle che arrivano al 55%, e se lo stesso importo va diminuito per un denominatore più basso, è chiaro che la cifra aumenta, ed ecco spiegato questo aumento calcolato intorno al 2%. Rimane invariata la tassa di soggiorno, così come abbiamo detto già prima, viene abolita la TASI per la prima casa, viene invece mantenuta sugli immobili merce, che calcola, insomma, produce un introito pari a 350.000 euro. Ora, la discussione è stata abbastanza sintetica da un punto di vista orale, perché il tempo era veramente poco. È proseguita poi nella commissione del 19 di aprile e tutti i membri di commissione hanno potuto sottoporre alla dirigente e agli uffici una serie di domande. Ora, visto che tutti abbiamo ricevuto le risposte per iscritto, io eviterei di leggerle perché perderemo solo del gran tempo. Mi sembra di aver capito, scorrendo le domande che sono state poste, molte delle quali sono servite a tutti, insomma, per chiarirci anche le idee su alcuni punti magari non poco chiari, ma abbiamo capito tutti che questa confusione è dettata dal fatto che è stato introdotto questa nuova organizzazione di bilancio, questa contabilità armonizzata, che rende difficile la comparazione tra il bilancio dell'anno prima con quello di quest'anno. Quindi molti calcoli, molte somme non risultavano, per il semplice fatto che i capitoli di spesa o di entrata venivano allocati in maniera diversa. Sarà un problema, e così ci spiegava anche la dirigente, che ci porteremo avanti per un po', perché ancora per l'anno prossimo quantomeno diventerà difficile proprio comparare le voci di spese, quindi le somme che vengono, ripeto, spese e che entreranno dall'altra parte. Quindi magari alcune voci sembrano sovrastimate, altre sembrano più basse, ma questo perché proprio i capitoli vengono disposti in maniera diversa. Questo era un po' il senso di questo documento. Una domanda poi finale riguardava anche, mi sembrava particolarmente interessante, la prestazione dei servizi, una comparazione tra il 2014 e il 2015, però rientra più nel bilancio consuntivo, quindi eviterei anche di portarla alla discussione questa sera, perché perderemmo del tempo. Così come nelle risposte viene chiarito ancor meglio tutto il risparmio sulla spesa di personale, no? Così come viene calcolata sul biennio 2014-2015, così nella previsione che viene indicata con grande precisione per l'anno 2016, dove è previsto un risparmio all'incirca di altri 200.000 euro. Nella commissione del 19 aprile poi invece si è parlato anche del piano delle alienazioni. Anche in questo caso è stato il dirigente, l'ingegner Zuccoli, a spiegare come sarà composto questo piano di alienazioni. In sostanza, gli immobili che ci interessano sono tre. Il primo sito in via Livorno, angolo via Fratelli di Dio, mentre il secondo riguarda i box in piazza 11 settembre. Questi primi due immobili non riguardano una vera e propria alienazione, così ci spiegava, ma un trasferimento di diritto di superficie in proprietà piena. Oggi non è così, ma lo diventerà nel momento in cui gli interessati riusciranno ad acquistarne la proprietà, mentre il diritto di superficie è già loro. Il primo immobile, quello sito in via Livorno, angolo via Fratelli di Dio, viene stimato intorno a un valore di poco più di 63.000 euro. L'altro invece, che riguarda i box di piazza 11 settembre, 148.000 euro. Le cifre indicate sono frutto di una stima oculata, quindi il dirigente ci rassicurava sul fatto che questo è il valore reale di questi due immobili. Così
come ci spiegava che questi immobili sono già stati oggetto, insomma, di interesse da quelli che attualmente, come dire, ne usufruiscono. La terza alienazione, in questo caso è un'alienazione, non riguarda il passaggio, il trasferimento di diritto da superficie, riguarda invece la fornace di Viale Rimembranze, la cui stima, in questo caso si tratta di una stima indicativa, viene calcolata intorno ai 250.000 euro. Allora, la domanda che è stata fatta al dirigente è poi la seguente: perché questi immobili sono stati resi disponibili e altri no? Quindi perché questi sono stati inseriti nel piano di alienazione e non altri, no? La risposta è molto semplice, la spiegava anche l'assessore, cioè perché per questi immobili c'è stata la manifestazione di un interesse. Questo non significa poi che verranno assegnati a coloro che si sono dimostrati interessati, però comunque che hanno una probabilità, hanno trovato riscontro sul mercato. Il mobile della Fornace, poi precisava l'ingegner Zuccoli, verrà venduto per pubblico incanto. Le alienazioni indicate non presuppongono nuove destinazioni urbanistiche, ma rimangono né varianti nel piano urbanistico. Questa è un'altra precisazione che è stata fatta, e la previsione di entrata, ripeto, le prime due erano state approfondite come stime, la seconda merita ancora un ulteriore approfondimento. Comunque la previsione di entrata indicata nella delibera è di 461.628.000 euro. Ovviamente rimangono nel piano di alienazione gli immobili che in passato sono rimasti invenduti, quindi non è che il piano di alienazione prevede solo questi tre, ma vengono trasferiti quelli che in passato non si è riusciti a porre sul mercato. Il dirigente ci diceva che attualmente ci sono 6 bandi di vendita pubblicati, e per alcuni immobili si tratta addirittura del terzo bando, perché i primi due tentativi sono andati deserti. Questo però perché nei primi bandi alcuni immobili vengono riservati alle categorie protette. Questo deve essere fatto per legge, quindi necessariamente poi ad un bando successivo invece, come dire, il bando può essere aperto a tutti e quindi avere anche una maggiore probabilità di vendere, insomma, l'immobile. Durante la discussione è stata avanzata la proposta di adottare la modalità dell'affitto a riscatto, no? Cioè invece di vendere, sostanzialmente di affittare, dando poi la possibilità al potenziale acquirente di riscattare l'immobile. Ci veniva spiegato però che questa modalità, così come molte altre, insomma, purtroppo non sono previste sempre nella legge regionale numero 27, che noi ci trasciniamo e che ci crea non pochi problemi. È stata fatta poi una riflessione sulla tipologia e sull'interesse alla vendita, o meglio all'acquisto degli inquilini comunali, e la risposta è stata che si tratta di un mondo molto disomogeneo e composto da persone molto diverse con diverse esigenze, quindi è difficile, come dire, creare un profilo che possa anche incidere e avere effetti positivi sulle strategie di vendita. Invito adesso poi i consiglieri, coloro che magari, cioè quelli che c'erano in commissione, se vogliono aggiungere qualche cosa, perché era abbastanza complessa la questione. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. A seguire la consigliere Pennasi, come appartenente della seconda commissione. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa relazione riguarda un'unica delibera, a differenza della relazione precedente, che è appunto il piano triennale delle opere. Piano che ammonta complessivamente per il 2016 a 4,7 milioni di euro. Dal punto di vista delle entrate abbiamo 1,2 milioni derivanti da oneri, 1,3 milioni circa, vi sto dando delle cifre arrotondate, derivanti da mutuo, e 2,2 milioni da trasferimenti immobiliari, alienazioni e altro. Solo per quest'anno, quindi per il 2016, poi invece nel 2017 e 2018 questa voce ci sarà, non ci sarà la voce legata alla rinegoziazione dei mutui rispetto alla quale faceva già dei riferimenti la consigliera Teormino, in quanto appunto va a garantire gli impegni presi per la spesa corrente per un ammontare intorno ai 750.000 euro, che sono la cifra che è venuta a mancare per via della minor entrata rispetto alla TASI e della maggiore impegno rispetto al fondo di solidarietà riferito poi all'IMU.
Poi questa voce invece ci sarà nel 2017 e nel 2018. Rispetto al piano, se vi ricordate, il piano triennale opere viene approvato tutti gli anni entro la fine di ottobre, quindi vediamo, abbiamo visto in commissione rispetto al piano approvato quali sono le principali variazioni per quanto riguarda il 2016. Le variazioni si trovano, sono state definite ristrutturazioni, nella voce che riguarda i lavori inerenti ai cimiteri, dove in realtà si tratta di uno spostamento, di un cambiamento di voci sull'appalto pluriennale che vanno ad adeguare le voci inserite nel piano rispetto all'effettivo piano dei lavori. Un'altra variazione c'è nel settore ambiente perché ci sono 200.000 euro in più per gli sfalci rispetto a quanto previsto nel piano approvato a fine ottobre dal Consiglio Comunale, e un'altra variazione sempre rispetto appunto a questi cambiamenti negli appalti pluriennali rispetto alle manutenzioni straordinarie e segnaletica luminosa. Veniva segnalato in commissione che sono previsti 124.000 euro di investimenti per l'efficientamento energetico, rispetto ai quali facevamo riferimento anche la consigliera Teormino, che però non sono nel piano non sono ancora nel piano delle opere, quindi noi non ritroviamo, anche se c'è nella voce investimenti, nel piano delle opere. Sono state fatte poi alcune domande, in particolar modo dalla consigliera Iosa, che chiedeva rispetto ai furti di rame, come si intende procedere, che viene spesso reiterato. L'ingegner Zuccoli ha risposto che laddove è possibile il rame viene sostituito con l'alluminio verniciato, che quindi non è appetibile e non viene rubato, e viene anche scritto laddove questa cosa viene fatta, e poi si sta lavorando per mettere sostanzialmente dei sensori, degli indicatori, degli allarmi, insomma, antifurto. Un'altra domanda che era stata fatta era rispetto ai cimiteri e ai nuovi loculi, se verranno fatti ancora areati. La risposta è stata no, non verranno più fatti areati, e poi si era interrogata sull'opportunità di fare bilancio partecipato e interventi per abbattere barriere architettoniche, visto la situazione complessiva. Poi, se non ho riportato bene, sarà la stessa consigliera Iosa a precisare. E, mentre il consigliere Feltrini aveva chiesto delle spiegazioni rispetto a alcune differenze che c'erano tra la tabella che era stata proiettata e che spero sia stata inviata a tutti, perché avevamo chiesto di inviarla ai membri della commissione, e alcune tabelle riportate invece nel documento della delibera. Altri elementi non erano emersi, che io mi ricordi, durante la commissione. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Adesso la parola all'assessore Montrasio per l'illustrazione del bilancio complessivo. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Il 2016 si presenta indubbiamente come un anno di forte novità. Novità date dal contesto, ma anche novità ed elementi di innovazione profonda che caratterizzano le nostre scelte politiche di programmazione. Le principali novità sul fronte della finanza pubblica derivano dalle scelte del governo di abolire la TASI sull'abitazione principale e di superare il patto di stabilità. Scelte sicuramente forti, coraggiose e coerenti con altre scelte volte all'incentivo dei consumi, al rafforzamento del potere d'acquisto del ceto medio e volte a promuovere la ripresa, come ad esempio il bonus fiscale in busta paga, gli incentivi per le assunzioni, l'estensione degli sgravi fiscali per alcuni investimenti delle famiglie. In questo contesto, quindi, i cittadini non pagano la tassa sulla prima casa, che avrebbe dovuto essere completamente rimborsata ai comuni da parte dello Stato. Scelta di abolizione di un tributo, quindi, a carico dei cittadini, che in questo contesto risulta valida ed in sé positiva, ma che lascia aperti non pochi interrogativi politici, laddove la compensazione, come nel nostro caso, non è avvenuta per intero, laddove per effetto del meccanismo, nel nostro caso un po' paradossale, del Fondo Comunale di Solidarietà, il Comune è contributore dello Stato quest'anno per 900.000 euro, e laddove viene completamente annullata l'autonomia finanziaria degli enti locali. Come
Come già detto dalla consigliera Teormino nella sua relazione, la mancata e non prevedibile compensazione integrale del gettito della TASI è un problema per il nostro bilancio e attendiamo un recupero di quanto non è stato trasferito in corso d'anno, così come richiesto nelle scorse settimane anche dall'ANCI. Rispetto alla TASI, nella programmazione dell'anno avevamo già previsto una minore restituzione di 600.000 euro rispetto all'accertato del 2015, ma questa compensazione ancora più bassa di oltre 400.000 euro e nel contempo l'ulteriore riduzione del Fondo Comunale di Solidarietà per il nostro Comune fanno una riduzione d'entrata di 1.300.000 euro complessivi, di cui oltre 750 resi noti il 30 marzo e quindi a quadratura di bilancio di fatto già tecnicamente trovata. L'efficacia delle programmazioni degli anni precedenti però ci ha consentito di gestire quella che poteva diventare un'emergenza. Con senso di responsabilità ed in tempi strettissimi si è scelto quindi di destinare alla quadratura della parte corrente il risparmio derivante dalla rinegoziazione dei mutui, inizialmente destinato a copertura degli investimenti. Come già detto dalla consigliera Pennasi, rimangono inalterati il calendario e le priorità dell'amministrazione rispetto alla concreta effettuazione delle opere pubbliche, con un capitolo, anzi, dedicato esclusivamente all'efficienza energetica e con l'incremento di spesa per la manutenzione e la cura della città con 200.000 euro in più per la cura del verde. Naturalmente ci impegniamo in corso d'anno a ripristinare l'originaria destinazione del risparmio dei mutui qualora il gettito TASI dovesse essere compensato integralmente. Rispetto al contesto generale, bene anche il superamento del patto di stabilità e la sua sostituzione con il pareggio di bilancio, un ulteriore passo dalla contabilità finanziaria a quella economica e verso la maggiore leggibilità dei bilanci pubblici. Per noi significa una migliore gestione degli investimenti e delle loro scadenze. Passiamo alle nostre scelte, già anticipate, come si diceva, dalla discussione di dicembre sul documento unico di programmazione e che qui vengono declinate nell'ambito della programmazione finanziaria del 2016. Il nostro bilancio si rappresenta come il più avanzato punto di equilibrio tra la nostra tradizionale cura ed attenzione ai cittadini e ai loro bisogni, il coraggio di sperimentare pratiche e modelli innovativi e l'attenzione alla tenuta complessiva delle entrate nell'ambito delle non nuove, ai noi, difficoltà della finanza locale. Le caratteristiche del nostro bilancio del 2016, quindi, sono la continuità nell'attenzione ai più fragili, in primo luogo a chi perde la casa e ai disabili, e prevediamo anche un aumento di spesa per dare loro un supporto più forte nelle scuole. L'attenzione alla disabilità che si rinnova quest'anno con la previsione dell'avvio del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche su cui si pronuncerà prossimamente il Consiglio. La riorganizzazione, un innovativo modello per la gestione moderna delle risorse umane dell'ente. Significa maggiore attenzione ai cittadini e alle imprese, efficienza, semplificazione e, dal 2012 ad oggi, 3 milioni in meno di spesa per il personale. 3 milioni che ci hanno consentito di mantenere alta l'offerta e la qualità dei servizi della nostra città, di rispondere anche a nuovi e pressanti bisogni e di non tagliare i servizi stessi. La riorganizzazione che ci consente anche di potenziare l'investimento per la sicurezza della città con i vigili di quartiere e di potenziare l'investimento, di affiancare a questo investimento organizzativo anche una maggiore spesa per il settore della polizia locale. La riqualificazione della spesa, appalti e modelli di gestione che guardano al futuro e alla sostenibilità dei servizi nel tempo. Nel Global Service delle case comunali è previsto l'audit energetico. Sullo sport abbiamo innovato radicalmente i modelli di gestione. Sui centri per i disabili garantiamo il servizio per gli anni futuri ed ampliamo le possibilità senza appesantire la spesa.
E poi, un altro punto del nostro bilancio, il tema degli investimenti, citati nelle relazioni delle consigliere, quelli tradizionali e quelli nuovi, verde, energia e scuola. Il potenziamento della cura del verde, che va insieme alla scelta fatta per migliorare la pulizia dei giardini, già compiuta l'anno scorso. Una scelta precisa per il decoro e per la fruibilità degli spazi preferiti da famiglie, bambini e anziani. Investimenti sull'efficienza energetica. Questa amministrazione e questo Consiglio ci credono molto e sappiamo che il miglioramento delle condizioni del bilancio, ma anche e soprattutto dell'ambiente, passano anche attraverso un impegno forte su questo fronte. L'abbiamo detto quando abbiamo deliberato la rinegoziazione dei mutui e manteniamo l'impegno ora, nonostante tutto, anche se quel risparmio per ora lo possiamo reinvestire solo parzialmente per 142.000 euro. Un altro investimento per il futuro è il progetto del distretto digitale dedicato alle scuole. Altri 200.000 euro per le scuole elementari, che si sommano ai 120.000 per le medie deliberate in assestamento 2015 e che vanno in coerenza con i fortissimi investimenti sull'edilizia scolastica e sui servizi dedicati alla scuola. Fino a qui le principali caratteristiche politiche delle nostre spese. Indispensabile sottolineare le operazioni per il consolidamento delle entrate. Un altro elemento che caratterizza la programmazione economico-finanziaria del 2016 è quindi l'attenzione alla tenuta delle entrate, il contrasto all'evasione e alla morosità e il ricorso alle risorse derivanti da bandi. Questa amministrazione pone un'attenzione nuova per l'ente al tema della certezza delle entrate. Questa attenzione ha già portato ad importanti risultati, come l'abbattimento della morosità delle rette per la refezione. La sperimentazione della società per la riscossione coattiva sta procedendo bene e durante il 2016 amplieremo il ricorso a questo servizio a tutte le entrate dell'ente. Abbiamo rinnovato gli accordi con la Guardia di Finanza e collaboriamo puntualmente sullo scambio di informazioni per una maggiore incisività ed efficacia delle nostre segnalazioni. Come da impegno preso, è stato istituito nell'ambito della riorganizzazione l'Ufficio Bandi, che ha iniziato la sua attività e che affianca le competenze specifiche sui bandi europei alla rodata attività dei diversi settori dell'ente, soprattutto del settore cultura, nella partecipazione a bandi regionali, ministeriali o di fondazioni e nell'attività di fundraising con ricorso a sponsorizzazioni e ad iniziative appunto di raccolta fondi. Queste politiche ci hanno permesso di non intervenire in alcun modo sui tributi, vincolati dalla legge, ma comunque immutati negli anni, ma anche sulle politiche tariffarie, che anzi quest'anno, come ricordato, hanno visto una riduzione delle tariffe della mensa. Ancorché la gara della refezione non sia ancora aggiudicata per le note vicende del ricorso, abbiamo già scelto di far risparmiare le famiglie abbassando le tariffe. Rispetto alla Tari, percorso altrettanto noto, nella bollettazione di giugno i cittadini avranno la restituzione dei 645.000 euro di maggiore spesa sostenuta nel 2015. Rispetto alle entrate previste nel 2016, citiamo con particolare orgoglio le farmacie comunali, che risanate da questa amministrazione ci porteranno un primo utile di 150.000 euro. Un elemento di novità nel 2016, fortemente voluto anche da questo Consiglio, è il tema del bilancio partecipato ed in generale il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte e nella cura della città. Quest'anno infatti sperimentiamo il baratto amministrativo o partenariato sociale come rideclinato, ridefinito nel nuovo recentissimo codice degli appalti e il bilancio partecipato, nella consapevolezza condivisa che è necessario dotarsi di strumenti nuovi per promuovere la partecipazione dei cittadini, per riavvicinarli alla vita politica, per rafforzare su nuove basi il senso di comunità. Destiniamo quindi 250.000 euro a progetti da costruire insieme ai cittadini che saranno coinvolti nei laboratori di coprogettazione e ovviamente poi nelle fasi di scelta dei progetti.
una sperimentazione che conferma e rilancia con strumenti nuovi la pratica della partecipazione democratica aperta ed inclusiva, elemento che caratterizza da sempre la nostra convivenza cittadina. Continuità dei servizi e rafforzamento del welfare cittadino, pensato nella sua sostenibilità del tempo, la riorganizzazione e la riqualificazione della spesa, gli investimenti su verde, energia e scuola, contrasto all'evasione e all'amorosità, gestione con uno sguardo imprenditoriale alle società partecipate, nuovi strumenti della partecipazione dei cittadini. Tutte queste cose ci dicono, pur in un perdurante quadro di difficoltà della finanza locale, della vincente sfida del governo di una città importante, che ha l'ambizione politica di coniugare la propria tradizione fatta di costante attenzione a chi ha bisogno con le sfide di una necessaria innovazione nei metodi e nelle priorità dei suoi interventi. Grazie all'assessore Montrasio. Quindi adesso apriamo la discussione generale. Ho visto già la presentazione del consigliere La Miranda, prego. Grazie signor Presidente, sarà un intervento abbastanza breve, anche perché cercherò di spaziare un po' a 360 gradi, nel senso esaminerò sia il consuntivo che il bilancio di previsione, così dando un quadro abbastanza organico. Ero attenzionato oggi ad andare a riprendere uno dei vari interventi che conservo sui dati storici dei rendiconti o dei bilanci di previsione, ma più dei rendiconti, perché poi è la vera finanza dell'amministrazione, e dire quasi quasi vengo, ripeto le solite cose, perché fondamentalmente le cifre non cambiano, nel senso cambiano i veri numeri di saldi di bilancio. In parte dai funzionari ci è stato spiegato che, avendo modificato anche il tipo di bilancio, abbiamo avuto anche un aumento rispetto alle cifre che eravamo abituati a leggere negli anni passati. Poi però sapete che gli indici che a me piacciono sono gli indici di tensione finanziaria, l'indebitamento pro capite, che sono quelle le cartine di tornasole al di là delle cifre di come uno le vuole leggere. Allora, ci è stato presentato, dice, non abbiamo variato la tassazione. Vero, c'è chi ha fatto peggio qua nelle aree limitrofe, chi ha migliorato qualcosa comunque anche nelle aree limitrofe. È pur vero che, se andiamo a vedere però l'indice di pressione medio di debito, non abbiamo variato le tasse, abbiamo aumentato però l'indice di pressione medio per abitante. Siamo passati da un punto di 307 a 341 nell'arco di 2 anni, sul consuntivo, quindi previsione non, di solito non lo guardo, perché poi diciamo sono cifre che sono poco attendibili, perché bisogna andare sempre a leggere poi i dati finali di saldo. Quindi è evidente che non aumento sulla carta l'indice di pressione tributaria, in compenso però è stato aumentato l'indice di debito pro capite. Ho fatto investimenti. Bah, non mi risulta che siano grossi investimenti dell'amministrazione, se non l'ordinaria amministrazione. Evidentemente il collo di bottiglia dove si va a bloccare la macchina amministrativa è la spesa corrente, che ancora è un dato strutturale pesante, circa il 70% ha come indice di pressione, la cui composizione è pari a circa il 35%, in realtà è 33,50% quest'anno, è quello per la spesa del personale. Ci viene detto, sì, ma quest'anno siamo stati bravi, abbiamo risparmiato 250.000 euro. È vero, anche l'anno prossimo sarete bravi, ne risparmierete 220.000 euro, perché andranno in pensione 7 dipendenti. Così sappiamo tutti risparmiare i soldi. Il problema è la riorganizzazione. In parte è stata avviata un iter di riorganizzazione che ha portato qualche frutto nel ridimensionamento delle posizioni organizzative, e su questo avrei preferito avere un po' più di coraggio da parte dell'amministrazione, e nel taglio dei premi produttività legati ad obiettivi specifici. Quello che incomincio a vedere, che forse nel futuro darà i suoi frutti, ma non nel senso di un alleggerimento
dei costi della spesa corrente, ma nell'offerta dei servizi e forse l'ampliamento di alcuni servizi, quali ad esempio i servizi dello Stato civile, dove aumenta l'offerta dell'orario di apertura pur mantenendo il costo di esercizio. Allora, in qualche modo, diciamo, questo può essere letto in un'ottica di intervento di spesa sostenibile, laddove io do una maggiore offerta al cittadino di fruire dei servizi primari, perché lo Stato civile sappiamo quanto sia importante e necessario per i singoli. Poi leggo, diciamo, abbiamo risparmiato di qui, siamo stati bravi, abbiamo avuto un incremento nelle partecipate. Poi per mio sfizio, come sempre, mi sono fatto dare la composizione della spesa degli asili nido. Ecco, lo sapevamo che arrivava lì. Allora, mi ricordo che quando sono entrato a ridere il sindaco, anche perché poi è da lei che parto, nel senso che quando sono entrato in consiglio comunale e ho cominciato a leggere un po' di cifre, assessore, alla partita era il sindaco Chittò e portava una perdita di esercizio di circa 2,7 milioni. Allora, abbiamo un consolidato di consuntivo di 3,5, 3,6 adesso. Abbiamo un'ipotesi di previsione di 4,2. Di perdita, non di attivo. Allora, noi possiamo fare tutte le discussioni di questo mondo. Ma quando io ho una spesa su una partita piccola, non è una partita grossa, in termini di, non di consenso elettorale, ma di cittadinanza, andiamo a incidere su una bassa proporzione rispetto al fabbisogno sociale complessivo, dove io porto una perdita secca di 4 milioni. È evidente che io sfalzo tutte le mie politiche sociali, tutti i miei investimenti, perché devo prima tappare questa falla. Come si tappa la falla? Noi la soluzione l'abbiamo già data da diverso tempo, che non vuol dire privatizzare, l'abbiamo già detto sempre. Però se uno riflette e va a vedere la composizione, scopre che ci sono 1.560.000 euro di spese per personale esterno, vuol dire che non abbiamo personale sufficiente a coprire l'attuale numero di asili nido che teniamo aperti. È lo stesso meccanismo inverso che si genera nelle farmacie, dove abbiamo sempre fatto ricorso tantissimo al personale esterno, non razionalizzando l'uso del personale interno. Adesso si è cercato attraverso la contrattazione di fare questo e si è andata a comprimere questo primo elemento. Dice, però negli asili non si può fare la stessa cosa perché non siamo sul libero mercato della contrattazione pur vincolati dall'aspetto pubblicistico. Qui siamo vincolati e basta, al numero di ore, eccetera. È vero, ma non siamo vincolati a tenere aperti necessariamente tutti quei nidi, portando una perdita già solo per il personale esterno di 1,5 milioni. Potrebbe anche essere una prima logica di risparmio concentrare su alcuni nidi il personale, garantendo il livello di qualità che sempre deve essere garantito, come è stato sempre rivendicato da questa amministrazione, e cominciare a pensare, come hanno già fatto altre amministrazioni, che quelli che non si riesce ad aprire vengono affidati in gestione a cooperative che garantiscano esattamente gli stessi requisiti, quindi accreditate con gli stessi requisiti che hanno i nostri nidi pubblici. Ciò come? Quindi avremo un ritorno, perché queste strutture affidate generalmente hanno anche tra i vari compiti del gestore anche la manutenzione dello stabile. Quindi già verremo sgravati su una manutenzione di alcuni nidi, anche degli oneri di manutenzione ordinaria, che quindi andrebbero sempre nell'ambito del risparmio, non un risparmio reale, ma un risparmio sostanziale, perché posso spostare risorse a favore di altre strutture, della manutenzione in altre strutture del comune pubbliche che hanno necessità di interventi. Così come però garantisco l'offerta, il numero di posti, anzi forse riesco anche con una politica di questo genere ad aumentare la domanda. Ultimamente ho visto che però il grado di copertura è abbastanza alto, perché rimaniamo fuori di circa 50 unità, se non ricordo male l'ultimo dato che ho visto, che era quello che mi era servito per capire qual era la motivazione, quando vi ricordate abbiamo fatto intervento sui CDD, che era quello di dire, scusatemi, qual è l'equazione di rapporto, visto che avevamo più o meno la stessa domanda-offerta, e i costi erano leggermente diversi perché lì si perdeva
un milioncino e qui appunto si perde qualcosa di più. Però quello, diciamo, è stato progressivamente dismesso come servizio in house, questo invece, diciamo, lo si usa ancora come coccarda. Io credo che è una coccarda che costa un po' troppo e che qualcuno prima o poi deve rendere conto politicamente di questa cosa, perché sostenere e poi chiedere sacrifici ai cittadini per, tra virgolette, consentitemi, sperperare in questo modo risorse pubbliche del sociale, io credo che non sia corretto, anche perché poi sentiamo il vice sindaco che si lamenta, dice non ho risorse per il fabbisogno abitativo, e ha ragione, il fabbisogno abitativo è diventato un vero, invece il vero problema su cui bisogna investire. Poi ci sono modelli e modelli, discutevamo più volte, abbiamo discusso, mi sono permesso ultimamente di andare, sono andato a un convegno organizzato dal Comune di Milano che ha affrontato il problema della locazione abitativa, ovviamente in parte attraverso l'edilizia popolare, ma che come tutti sappiamo non è più sostenibile e quindi si va, diciamo, sull'atto conservativo e sulla gestione del patrimonio esistente, che invece ha fatto un po' una svolta, è andato verso una politica abitativa della locazione convenzionata, investendo fondi a garanzia dell'ingresso, fondamentalmente richiedendo una serie di parametri, ma chiedendo appunto al cittadino di mettere a disposizione abitazioni con gli sgravi fiscali che ne derivano dalla legge sulla contrattazione, eccetera. È un modello che tra parentesi fa parte anche città metropolitana, che quindi è estendibile, diciamo, a tutta l'area dell'Interland milanese. Credo che possa essere un modello futuro di buon funzionamento da questo punto di vista nel materia delle politiche abitative. E quindi mi sono permesso di segnalarlo a dimostrazione di come, diciamo, quando si amministra non si guarda col colore politico, si guarda anche e soprattutto si deve guardare nell'arte di buon governo. Quindi a me non mi interessa chi ha messo in piedi un progetto che potenzialmente ha i numeri per funzionare. Coinvolgimento di professionisti, di organizzazioni sindacali, sia dei piccoli proprietari, perché attenzione, perché in realtà in questa politica è stata coinvolta l'associazione dei piccoli proprietari di case, quindi diciamo il ceto medio, l'operaio che con sacrificio si è fatto una seconda casa o aveva fatto inizialmente la casa al figlio, che però ha paura a darle in affitto perché dice finché mio figlio si sposa poi la do in affitto, poi me la dà buca, poi magari per buttarlo fuori mi ci vogliono altri 6 o 7 anni e io nel frattempo il mio figlio me lo trovo in mezzo alla strada che si deve sposare e non ho la casa. Quindi in realtà va a tutelare tutta questa fascia medio, medio alto, medio bassa di proprietari di case, perché gli garantisce una politica di sostegno all'affitto, e al tempo stesso apre una serie di possibilità agli sfrattati, agli indigenti, a chi non ha capacità di avere un aiuto sociale, questo è doveroso, di concorso in questo affitto, che in parte concorrano loro con le proprie capacità economiche, in parte arrivino gli aiuti diretti attraverso questi fondi sociali. Io credo che questa sia la spesa sociale dove io personalmente ho difficoltà a dire no, dove io sono contento di pagare le tasse quando so che vengono investite per aiutare e dare una politica abitativa. Sono fortemente contrariato e contrario quando vedo le mie tasse sprecate, ad esempio, in politiche demagogiche come possono essere quelle di mantenere per forza gli asili nido in questa forma, in questa forma, con delle perdite di questo tipo. Perché se si andasse a pareggio, non potrei che stare zitto, dico vabbè, siete bravi, comunque non è un modello che magari fa furore, però i conti stanno in ordine, il problema è che i conti non stanno in ordine e io credo che di questi tempi sicuramente vi si debba chiedere conto anche di questo. Così come abbiamo una situazione dello sport che è nota, ora di investimenti non ce ne sono neanche minima traccia, è evidente perché c'è stata una scelta di completa rotazione di 360 gradi. Ben venga, meglio tardi che mai. Però se qualche volta, come dico sempre, si avesse l'onestà intellettuale di ascoltare alcuni suggerimenti, correva l'anno, verrebbe da dire quando il buon Mieli fa le trasmissioni storiche, non mi ricordo più, ma c'era l'assessore Urru, non mi ricordo mai come si chiamava, dove ci fu un forte battibecco il primo anno sulla gestione degli impianti sportivi delle piscine, dove mi permisi di portare, lo ricordo ancora, un contratto fatto da un'amministrazione di centrosinistra, dove dico, signori, è così che bisogna guardare la gestione degli impianti nel futuro. Ed era quella appunto che veniva affidata alla struttura con gli obblighi di manutenzione di un certo tipo, col carneramento di alcune fasce di reddito
del voucher d'ingresso, del biglietto d'ingresso, e per l'altra invece era sul commerciale. Questa politica appunto mi fu obiettata dall'assessore, dalla Giunta Oldrini, dicendo che non era una politica idonea per la città di Sesto. Bene, ci siamo ridotti che non abbiamo quasi più niente. E oggi ringraziamo il nuovo gestore che è venuto, che su 3 piscine riesce a mantenere 2, forse speriamo che riesca ad andare avanti, e vediamo poi una situazione dei campi sportivi in completo sfacelo, su cui appunto si vedono e non si travedono investimenti, ma è certo che chiedere investimenti ai privati in tempi difficili e quando non vi è un disegno organico da parte dell'amministrazione sugli impianti, ma si va un po' a macchia di leopardo, ecco, io credo che questo spinga gli imprenditori a non investire, perché gli imprenditori hanno 2 necessità. Uno, vabbè, la liquidità e il ritorno degli potenziali utenti, ma soprattutto tempi certi, in assenza dei quali, e certezze, in assenza dei quali nessuno viene a investire niente. La riprova qual è tutto questo mio ragionamento? Gli oneri di urbanizzazione. Ricordo che sempre nei primi bilanci ci aggiravamo intorno ai 10-12 milioni di euro. 10-12 milioni di euro. Adesso abbiamo levato 1-0. È vero che, come diceva il buon Puncinella, i zeri non contano, ma io credo che sia significativo. Dice il mercato, lo stiamo dicendo qualche anno, e continua a dire, forse in parte è vero, però è pur vero che poi vado a vedermi gli oneri di urbanizzazione di realtà qua vicine e vedo che invece sono diversi. Alcuni piani anche lì rimangono bloccati per una serie di vicissitudini, in altri però vedo che vengono portati avanti, gli imprenditori comunque tendenzialmente investono in questi comuni. Che cosa ci blocca? Credo che manchi anche qui una visione organica, non tanto sulla città da costruire, perché lì ogni volta che viene fuori una buona idea, poteri trasversali di tutte le parti cominciano ad affossarla, però io credo che forse bisogna ragionare, incominciare a ragionare, questo è un altro refrain che ho già anche altre volte detto durante la discussione dei consigli, sulla città costruita e come recuperare realmente la città costruita e come incentivare soprattutto il recupero della città costruita, evitando di costruire i superpalazzi, ma anche evitando di affossare qualche piccola iniziativa di piccoli imprenditori edili o medi imprenditori edili per riqualificare edifici abbandonati, case abbandonate, ovviamente con un certo tipo di premialità edificatoria che diversamente non vedrebbe l'appetibilità dell'investimento, perché è evidente che la logica del mercato dell'investimento è sempre quella, profitto. Quindi se non c'è quel margine sufficiente adeguato di profitto, un investimento sociale in quanto tale nessuno lo viene a fare se non nelle RSU, nelle RSA, chiedo scusa, ma di queste bisogna anche in questo caso però fare una precisa scelta in quale ambito della città bisogna andare a collocare questi tipi di interventi sociali. Quindi anche in questo caso abbiamo una situazione chiaroscuro, così come Bibbona è un altro capitolo aperto. Qualcuno ha avuto l'onestà intellettuale di dirlo nella maggioranza, ha detto, avessimo seguito 10 anni fa il consiglio della professoressa Landucci non avremmo più questo problema. È vero, 10 anni fa era una cosa, portarlo adesso è un grosso problema. Abbiamo una struttura di difficile collocazione perché non è al passo con i tempi da un punto di vista normativo e quindi di scarsa appetibilità come da un punto di vista gestionale. È pur vero che con il rendering che abbiamo visto della stima, la messa in vendita porterebbe anche a una mortificazione notevole di ciò che era un valore patrimoniale solo 10 anni fa. Questi sono i prezzi che poi dopo qualcuno a livello politico rinfaccerà a qualcun altro. Però sicuramente così non si può andare avanti, nel senso che una scelta drastica andrà fatta e le amministrazioni devono prendere scelte drastiche. Chi governa deve avere la capacità e le spalle per assumere determinate scelte impopolari certe volte, non lo so, perché poi alla fine, sì è vero,
andiamo a levare, a sfatare un mito di Bibbona, però materialmente quest'anno vabbè, abbiamo espunto un utilizzo parziale per alcuni nostri concittadini, ma in questi lunghi anni di decadenza quanti effettivi siamo riusciti a mandarne dei nostri bambini, ragazzi? Quasi più niente. E è venuta un po' meno questa funzione. Allora, o abbiamo una funzione di ritorno, come dico sempre io, economico sostanziale, quindi quella struttura gestita, data in affitto, eccetera, portava quegli introiti economici che io poi giustificavo nella spesa sociale, dando i voucher per andare a fare le vacanze, i voucher per andare a fare le escursioni in montagna e qualunque altra forma sociale di aiuto economico. Allora è un cespite dove io dico va bene, ne vale la pena mantenerlo in sorte capitale, altrimenti la strada è segnata anche in questo senso, credo. Allora, l'amministrare è difficile, e lo dico sempre, è facile stare quando si è all'opposizione a criticare. Io però, ad esempio, non critico solo, dico anche bravi, ho visto la media pagamenti, 19 giorni e 72 minuti, no, 19 giorni e 72, credo quasi 20 giorni, una bellissima media rispetto a moltissime amministrazioni, però fatemi fare anche l'opposizione. E mi viene da dire, e allora come mai quando abbiamo fatto l'accordo di negoziazione della transazione con la società dell'appalto mensa abbiamo dovuto pagare la mora del ritardo, se abbiamo una media pagamenti di 19 giorni e 72? Proprio l'unico appalto dove noi eravamo in ritardo tragico oltre i 60 giorni? Viene da pensare. Poi un'ultima riflessione mai vista. Abbiamo parte della spesa corrente che è stata coperta da un'entrata che non è strutturale, una tantum, che è quella della tassa di soggiorno. L'ingresso quest'anno è stato molto legato alla, evidentemente, credo, spero, no spero, ecco, sarà sicuramente così, ad Expo, quindi alla maggior giro di soggiornanti che hanno utilizzato anche la sede sestese per raggiungere l'esposizione universale. L'auspicio può essere quello di avere così un richiamo forte anche nel futuro da parte di alcuni forti marchi alberghieri, catene alberghiere. Non lo so, è una cifra che si è aggirata superiore ai 600.000 euro. Non so se è una spesa, è un'entrata che possiamo assicurarci anche nel corso dei prossimi anni. Mi sembra che nel bilancio di previsione sia stata leggermente ribassata, se non ricordo male, in modo cautelativo. Io spero che rimanga, però cioè, se il problema è sempre lì, nel senso sono quelle entrate spot su cui non è possibile fare affidamento per fare investimenti e per coprire la spesa corrente. Così come quest'anno abbiamo avuto nell'andamento ciclico del ricavi IRPEF un aumento. Cioè, non ho guardato bene la fascia, però la fascia produttiva praticamente ha dato maggiore reddito. Se vi ricordate, gli anni scorsi, soprattutto durante, e non me ne vogliate quando lo ricordo sempre, però quando c'era l'assessore di leva, lamentavo come ci fosse un deficit da parte della Giunta nell'analisi di due dati. L'aumento demografico della popolazione infantile, che non si teneva conto perché era l'aumento del costo della spesa sociale, e l'altro era la flessione via via del numero di abitanti della fascia maggiore di produttività. Non ho visto il dato tendenziale, per mia colpa, quest'anno della flessione anagrafica o meno che c'è stata in questo quadro di fascia media, che era quella che, se non ricordo male, censita tra i 40 e i 55 anni, adesso non mi ricordo bene, che è quella che però, se andiamo a vedere, quella che dà la fascia maggiore di reddito IRPEF. Quest'anno ho visto nel dato complessivo, non ho guardato la singola composizione, c'è stato un aumento. Mi fa ben sperare, nel senso, sulla ripresa dei singoli cittadini da questo punto di vista. Però anche questo è andata bene quest'anno, abbiamo avuto un maggior gettito anche sull'IRPEF. Ma non pensiamo che sia sempre rose e fiori, cioè potrebbe anche essere nuovamente la ricaduta come potremmo esserci un aumento. In questo senso credo che l'andamento storico poi ci possa dare conforto. Quello che sicuramente inciderà è la scelta delle politiche abitative, perché laddove si va sempre più a privilegiare
politiche abitative verso fasce che hanno esenzioni IRPEF o comunque redditi medio-bassi che danno un basso soggetto gettito IRPEF, voi capite bene che automaticamente ci stiamo chiudendo una fetta di entrata. E quindi conseguentemente, è una scelta politica, uno fa un tipo di investimento sociale abitativo, ma poi deve mettere in preventivo che avrà un minore entrata di gettito IRPEF e quindi nel far riuscire a quadrare i conti anche con quest'ulteriore incidente. Quindi come vedete, nel fare un'analisi di bilancio non è semplicissimo, né nel predisporre i bilanci non è semplicissimo. Spesso bisognerebbe avere la capacità di estraniarsi dall'ambito dell'appartenenza politica e mettersi a fare proprio di conto, come si dice alla vecchia maniera, e senza guardare in faccia niente e nessuno, far quadrare i conti e presentarsi alla città di dice: io, chiamata a governare questa città, ho fatto queste scelte nell'interesse non mio, non dell'appartenenza politica della maggioranza che governo, ma nell'interesse della città e nell'interesse soprattutto e nel futuro dei miei cittadini. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Andiamo avanti con gli interventi. La serata va avanti sempre con la discussione generale, perché se non ci sono prenotazioni devo chiudere la seduta per ritrovarci domani sera. Ancora un minuto di riflessione e poi chiudiamo se non ci sono interventi. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin, prego. Grazie Presidente. Rompo appunto i silenzi di questo momento per proporre una riflessione e un contributo a tutta l'Aula. Perdonatemi però prima, mi consenta Presidente prima, vorrei davvero in prima battuta ringraziare in modo non retorico, lo dico esplicitamente, non vuole essere davvero la mia una captatio benevolenze, però volevo ringraziare da un lato l'assessore alla partita e dall'altro tutti i suoi dirigenti e collaboratori per la pazienza estrema con cui ci hanno o mi hanno consentito di digerire una materia tanto ostica, e per la maestria con cui hanno offerto al sottoscritto digiuno di contabilità amministrativa, hanno offerto strumenti anche agili di consultazione. Lo si ricordava prima, in particolare in una fase di transizione verso quella che viene definita, no? Un'armonizzazione come prevista dal decreto legislativo 118 del 2011, che ha, lo abbiamo scoperto tutti, modificato
il linguaggio del testo unico degli enti locali 267 del 2000. Ora, una primissima considerazione. È un esercizio difficile la lettura di un bilancio, ma allo stesso tempo un esercizio utile per capire le dinamiche complessive della città e delle scelte amministrative su questa città. In particolare, lo suggerisco in realtà a me stesso, mi permetto di estendere questo suggerimento a tutta l'Aula. In particolare sarebbe davvero un utile esercizio quello di operare un raffronto, un confronto tra il bilancio complessivo in varie annate, possiamo prendere un arco temporale 2011-2016, piuttosto che appunto operare allo stesso tempo un confronto tra la quantità di investimenti operati dal 2011-2016. Non vado oltre come termine, no, iniziale, per ovvi motivi, visto che appunto gli anni precedenti sono quelli presenti, no, la crisi più difficile che l'Occidente stia conoscendo. Allo stesso modo un rapporto nello stesso delta, nello stesso intervallo temporale della spesa corrente, un rapporto tra la spesa corrente e il bilancio complessivo, perché ci farebbe capire da un certo punto di vista anche tutte e le tante emergenze sociali che bussano alla porta appunto di un'amministrazione locale. Ed è qui, mi permetto di dire, un modo diverso, no? Il consigliere Miranda prima diceva: estraniamoci e sappiamo leggere con sguardo oggettivo, freddo, il numero. Debbo ammettere che mi è difficile un'analisi del bilancio di un'amministrazione, di un ente locale che sia appunto, no, fredda contabilità. Perché poi in realtà quello che facciamo noi è politica ed è in primo luogo intercettare bisogni e domande che vengono appunto dalla nostra città. Detto ciò, se appunto mi è concesso, per un tema così delicato come quello che affrontiamo questa sera, vorrei proporre una riflessione in realtà molto articolata, no? Una davvero una riflessione articolata che possa offrire uno spunto per un comune e proficuo confronto. Allora, per quel che mi è dato capire, la riforma della parte seconda del titolo quinto della Costituzione, quella che è stata attuata appunto con la legge costituzionale 3 del 2001, riconosce all'articolo 119 a comuni, province, città metropolitane e regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa. In particolare al comma 2 si afferma che tali enti hanno risorse autonome e possono stabilire di applicare tributi ed entrate propri, secondo naturalmente i principi di un coordinamento della finanza pubblica. Ora, sulla nozione poi di tributo proprio, la Corte Costituzionale nel 2003 ha, con una sentenza, individuato una nozione molto precisa e molto ristretta, ovvero specifica che non si dà appunto caso di tributo proprio quando il legislatore, pur attribuendo il gettito e un limitato potere di variazione dell'importo, conserva la competenza esclusiva per ogni altro aspetto. Beh, già qui iniziano per me una serie di problemi, una serie di difficoltà di natura politica. Ma andando oltre questo dato, la legislazione statale, come sapete, può imporre vincoli alle politiche di bilancio. Questa sera in quest'aula si è detto talvolta è a rischio l'autonomia dell'ente locale. Quindi può imporre vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono inevitabilmente, visto che di questo stiamo parlando, si traducono in limitazioni indirette appunto all'autonomia di spesa degli enti.
Tali poteri, si dice, devono essere confermati, conformati in modo adeguato all'esistenza di sfere di autonomia costituzionalmente garantite, rispetto a cui l'azione di coordinamento non può eccedere limiti oltre i quali appunto si tradurrebbe in un indebito condizionamento. Cosa sto raccontando attraverso questo, ahimè, appunto lo sto digerendo anch'io, linguaggio ostico giuridico? In realtà sto raccontando una storia a noi in parte già nota in un passato non troppo lontano, ovvero sto raccontando attraverso questo linguaggio che sembra così lontano, appunto, dei limiti e delle costrizioni, no? Determinate in un passato prossimo, appunto, dicevo, da quello che all'epoca si chiamava il patto di stabilità interno, che appunto a partire dalla finanziaria del 99 ha chiamato gli enti locali al rispetto del più generale patto di stabilità e crescita, noto anche come trattato di Amsterdam, sottoscritto nel 97 dai paesi appunto membri dell'Unione Europea, al fine di mantenere fermi appunto i requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria. Si diceva all'epoca, appunto sembra un passato lontano, perché appunto adesso abbiamo detto il patto di stabilità è stato superato, si diceva appunto all'epoca che in base al patto di stabilità e crescita i paesi che avevano deciso e decidono di adottare l'euro devono rispettare nel tempo parametri relativi al bilancio dello Stato. Le ricordo, è per tutti noi, per fare, no, mente locale, per fare memoria rispetto a quello che sembra un passato molto lontano. Quali erano i grandi parametri? Il rapporto, scusatemi, deficit-PIL, che doveva essere inferiore al 3%. Deficit che è appunto, lo sapete, il disavanzo, appunto l'ammontare di spese pubbliche non coperte da entrate. Ma, mi permetto di sottolineare, il deficit può essere il risultato di politiche di bilancio di tipo espansivo, quindi di crescita economica, grazie all'aumento della spesa pubblica e o alla riduzione di imposte. Il secondo parametro, lo ricordo, era il rapporto debito-PIL, no? Che era stato fissato, no? Doveva essere inferiore al 60%. E il debito pubblico in economia, appunto quello che lo Stato ha nei confronti di altri soggetti economici, nazionali o esteri, che hanno sottoscritto un credito con l'acquisizione di obbligazioni o titoli per coprire magari in parte quel disavanzo. E mi permetto di sottolineare che cosa diversa è l'uso di questi strumenti dall'incapacità delle istituzioni europee di metterci al riparo della speculazione su questi strumenti. Comunque, già all'epoca da più parti si sottolineò l'eccessiva rigidità del patto, appunto, del patto di stabilità e crescita che diventava patto di stabilità interna. L'allora presidente della Commissione europea Romano Prodi lo definì alla sua approvazione inattuabile, parole sue, non mie. In ogni caso ne discese per gli enti locali appunto il patto di stabilità interna, come detto, che aveva il duplice obiettivo di ridurre il disavanzo finanziario e, scusatemi, concorrere alla riduzione del debito. Il saldo finanziario doveva essere appunto calcolato in termini di competenza mista, cioè pari alla somma per la spesa corrente della differenza tra accertamenti di entrata e impegni di spesa e per la parte in conto capitale la differenza tra incassi e pagamento. La base di calcolo del saldo obiettivo era rappresentata dalla spesa corrente media di un triennio cui venivano applicate percentuali che ora onestamente vi risparmio. E ricordiamo gli esiti di quelle scelte legate al patto di stabilità, no? Interna. Magari i conti tornavano dal punto di vista contabile, mentre ahimè i comuni che magari avevano i soldi non avevano opportunità di spesa, creando sicuramente
avanzi, ma compromettendo la qualità dei servizi e la possibilità naturalmente di fare investimenti. Poi fu la volta del federalismo fiscale, legge 42 del 2009, che all'articolo 11 stabilisce che il finanziamento delle spese relative alle funzioni fondamentali degli enti locali dovrà essere assicurato o da tributi propri, prima possibilità, o da compartecipazione al gettito di tributi erariali regionali e da addizionali a tali attributi, o dal fondo perequativo. Queste erano le tre, appunto, voci. Veniva prevista, appunto, no, in ottica futura, la soppressione dei trasferimenti, no, da parte dello Stato, ad eccezione di quelli con finalità perequative. In più, lo stesso articolo prevedeva che non si ricorresse più nella definizione delle spese relative alle funzioni al criterio della spesa storica, il criterio, no, appunto, dei 3 anni, che rischiava, appunto, magari di premiare, no, i comuni spendaccioni, ma si doveva ricorrere quindi in alternativa al fabbisogno standard. Ma all'articolo 12 di quella stessa legge si stabilisce che è la legge statale ad individuare i tributi propri, lasciando agli enti locali la possibilità di modificare nei limiti della legge le aliquote, di introdurre agevolazioni e di variare il calcolo delle basi imponibili. E qui, appunto, le mie difficoltà rispetto all'autonomia, no, finanziaria, appunto, degli enti locali continuano a farsi più gravose e significative. Infine, la necessità di risanare i conti dello Stato e di porre un freno alla crescita del debito pubblico ha condotto il Parlamento ad approvare la legge costituzionale 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio per lo Stato. Modificando l'articolo 81, lo Stato deve assicurare, a decorrere dall'esercizio relativo all'anno 2014, equilibrio tra entrate e uscite e può ricorrere all'indebitamento solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali. Tale vincolo, appunto quello del pareggio, è stato poi esteso, appunto, con la modifica dell'articolo 119 anche alle regioni e agli enti locali, laddove si dice che la famosa autonomia, appunto, finanziaria deve essere esercitata nel rispetto dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Ora, lungi da me l'idea di mettere in discussione il ruolo di guida dello Stato nazionale e la sua funzione perequativa. Non ho, appunto, intenzione di far mio un municipalismo d'accatto. Quello che intendo sottolineare è che è impossibile affrontare gli oneri che spettano ad un'amministrazione locale quando il quadro normativo, appunto quello che sottolineava sostanzialmente l'autonomia finanziaria degli enti locali, bene, quando il quadro normativo viene sostanzialmente di volta in volta disatteso e, cosa ancora più grave, quando questo quadro normativo muta, cambia in corso d'opera. Tra amministrazione centrale e periferica deve esistere un rapporto di reciproco rispetto e lealtà. L'amministrazione centrale deve porre quella periferica nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo, rappresentando, appunto, quell'ente di prossimità che, come dicevo prima, intercetta i bisogni dei cittadini, raccoglie le loro domande e a cui, guarda caso, in prima istanza cittadine e cittadini si rivolgono. Reputo pertanto grave che mentre, appunto, i nostri uffici stavano lavorando, appunto, con difficili alchimie, scusatemi se uso questa metafora, numeriche, il governo, da un lato, non abbia garantito il pieno ristoro della tanto sbandierata abolizione della TASI sulla prima casa.
o che, appunto, altrettanto grave ci veda ulteriormente, no, creditori sul versante, appunto, del fondo di solidarietà comunale. Lo è stato ricordato questa sera, è noto a noi tutti, che in questo caso noi assistiamo a un delta negativo nei nostri confronti, appunto, che supera in modo significativo i 700.000 euro. E questo, appunto, determinerà una scelta per me gravosa, ovvero determinerà lo spostamento, sostanzialmente, traduco così in spesa corrente, di quanto ottenuto attraverso, no, la rinegoziazione dei mutui accesi in passato. Una cifra che, appunto, si era deciso di destinare in investimenti, operazione legittima, anzi doverosa, in quanto avrebbe garantito sostanzialmente la sostenibilità complessiva di quell'operazione di rinegoziazione che ha inevitabilmente prolungato i tempi del mutuo, ma che forse, appunto, sarebbe stata compensata dalla nostra capacità di investimento, che, appunto, in parte avrebbe, no, ricompensato questo esborso maggiore. Tutto ciò, non ce lo nascondiamo, come accadde per i tempi, per questo il mio lungo preambolo, del patto di stabilità, rischia di avere ricadute sulle nostre cittadine e sui nostri cittadini. In particolare mettendo, perdonatemi l'espressione, a rischio, perlomeno in dubbio, il fronte degli investimenti. Investimenti, lo dico a scanso di equivoci, che il più delle volte non sono certo, no, progetti, imprese faraoniche, ma interventi, scusatemi, per il decoro, riassetto complessivo della nostra città e in alcuni casi certo per il miglioramento della nostra città. Qualcuno ha fatto riferimento al PEBA nei precedenti interventi. Beh, tutto ciò è politicamente grave, non lo nascondo. Dopo questo lungo, forse, no, intervento, ma doveroso per una valutazione di natura politica, no, del bilancio e di come il bilancio, in quali condizioni il bilancio è stato, no, elaborato, vorrei soffermarmi su qualche numero. Dicevamo, il rischio maggiore può ricadere sugli investimenti. Tra l'altro, appunto, se dovessi confrontare, no, il quadro complessivo delle voci di spesa in maniera spannometrica, vorrei ricordare a tutti noi che su un totale di 153 milioni di spesa, quella in conto capitale, quindi quella in investimenti, è una cifra che si aggira intorno ai 26 milioni e mezzo. Quindi, se non difetto nel calcolo, stiamo parlando di una percentuale intorno al 17, no? Forse qualcosa in più. Quindi siamo già, appunto, in una condizione nella quale è difficile, appunto, fare investimenti, e questa possibilità di investimento è compromessa, almeno in parte, dalle scelte, appunto, del governo. Un dato poi sul quale devo dire chiedo un chiarimento, un dato poi mi è balzato all'occhio rileggendo, scusatemi, i dati in nostro possesso. È un dato relativo, scusatemi, alle entrate, in particolare a quelle tributarie. Allora, il dato macroscopico è, appunto, che le entrate tributarie passano, uso sempre, no, strumenti molto spannometrici, da 55 a 44 milioni. Allora, sappiamo, c'è stato ricordato con dovizia di particolare dalle due consigliere che ringrazio per la relazione introduttiva, sappiamo che in parte questo dato si giustifica, appunto, con i quasi 7 milioni, appunto, di compensazione TASI sulla prima casa, che si spostano ora proprio, appunto, come voce di entrata
scusatemi, sotto il cappello trasferimenti, no? Che guarda caso appunto aumentano più o meno della stessa cifra. Ma il dato rilevante, scusatemi, è che vengono anche a mancare, e questo è l'altro preoccupante dato, rispetto all'anno scorso, circa 3 milioni appunto del fondo di solidarietà. Ma questo appunto il dato macroscopico, ma più o meno, scusatemi, manca ai miei conti molto approssimativi ancora 1 milione. Se debbo leggere, intuire qualche dato, questo 1 milione che manca rispetto alle previsioni di ingresso deve essere imputato ad un minor gettito di quelli che appunto vengono etichettati come tributi minori e accertamenti. Ma onestamente mi è risultato difficile, no, capire il perché. Faccio ammenda di non essermene accorto in fase di discussione durante la commissione, però mi piacerebbe appunto capire, no, perché questa stima, no, diversa di 1 milione. Ci saranno motivazioni, magari sono sfuggite a me, questo è proprio un quesito, mi serve per comprendere. Anche perché appunto il contrasto appunto all'evasione, quindi quella voce che intendo come accertamento, rientra tra le priorità appunto di costruzione, come è stato ricordato, del nostro bilancio di previsione, ed è oggetto, lo ricordava prima l'assessore, appunto di accordo tra amministrazione comunale e appunto altri enti deputati, no, alla funzione. Mi domando appunto se non è stato, chiedo però Lumi, se non è stato sottostimato appunto il valore di questi eventuali accertamenti, visto che appunto poi abbiamo messo in campo tutta una serie di strategie appunto di contrasto all'evasione. D'altro canto non trovo all'interno appunto la voce tributi altra giustificazione, no, che possa essere addotta per spiegare, visto che l'altra grande voce, che è quella relativa all'IMU, rimane invariata per circa 22 milioni, da cui ho imparato appunto, perché appunto è stato educativo anche per me, ho imparato si debbono sottrarre i 4 milioni per il fondo di solidarietà, no? Determinando quindi una voce d'ingresso che si aggira intorno ai 18 milioni, no, nel bilancio di previsione. Un'ultima osservazione, se non ho ancora il tempo, sul tema delle alienazioni, appunto sulle quali ci ha puntualmente informato la consigliera Pennasi, a voce di bilancio previsione vengono, mi pare, presentati per una cifra complessiva di 2 milioni e 6, anche qui vado più o meno a memoria, quelli da alienazione di beni, potrei sbagliarmi. Ora, questo non è il dato però rilevante che volevo portare all'attenzione nostra, è che la cosa che mi preme sottolineare è che tra queste alienazioni, appunto, come si ricordava nella relazione, ci sono immobili ERP messi appunto sul mercato, perché appunto nella relazione si è ricordato appunto della delibera relativa ai 3 beni appunto alienati in quest'ultima tornata, ma ci sono appunto tutta una serie di immobili già destinati ad alienazione. Un'alienazione che però deve avere una ricaduta, questo era l'impegno e questa era la clausola che avevamo accettato, una ricaduta appunto sulle politiche abitative. E ripeto, il mio è un far memoria a tutti noi, perché non ci si dimentichi appunto di questo impegno sottoscritto. Così come, appunto, mi è caro il tema, non me ne voglia, no, il vice sindaco, si è detto che la spesa appunto per gestire un'emergenza appunto sociale come quella abitativa sia in parte contratta,
nonostante appunto la domanda poi e l'urgenza dei problemi sia sempre più incombente. Allora, sicuramente il dato rispetto al consolidato l'anno scorso è veritiero, ma appunto quello che va sottolineato è come nell'arco temporale superiore agli ultimi appunto 2 anni, quindi quello dell'anno scorso e quello attuale, questa cifra appunto sia in parte contratta, ma appunto come abbiamo avuto, possiamo aver modo di constatare immediatamente, il dato è lievitato. Naturalmente le cause sono da imputare alle particolari condizioni in cui, no, contingenti condizioni storiche del momento. Ma sarebbe opportuno, io invito e sollecito, e su questo, no, mi consentite di fare, no, la funzione del costante pungolo, no, all'amministrazione e a tutti noi, mi piacerebbe davvero riflettere insieme per capire se stiamo scegliendo per affrontare questa emergenza le strategie più utili e le meno onerose, ovvero, fatemelo spiegare meglio, quelle che sappiano garantire efficienza della spesa e qualità della risposta a questa spesa. Mi piacerebbe attivare un momento vero, genuino di confronto tra di noi su questo tema. Se il tempo me lo consente, un'ultima osservazione che non vuole essere una sorta di, no, incauda venenum, ma è un principio appunto di lettura diversa del bilancio. Allora, nell'intervento che mi ha preceduto si è ricordato che la spesa corrente è ancora, si è ricordata addirittura la percentuale, è ancora pesantemente gravata da quella appunto del personale. Però mi permetto di sottolineare che nel contesto dell'erogazione di un servizio, di qualsiasi servizio, no, io mi occupo di scuola, beh, la voce principale è rappresentata appunto da qui, da quel personale che il servizio lo eroga, perché sostanzialmente stiamo trattando di servizio, non di prodotti nei quali appunto le voci delle materie prime, dei macchinari hanno un peso differente. E quindi considerare, scusatemi, la voce del personale come una variabile negativa pesante mi sembra oltremodo ingiusto. In realtà quella è la variabile appunto che dà un valore aggiunto ed è la variabile appunto del personale. Questo era una doverosa considerazione, visto che appunto non stiamo analizzando il bilancio, no, di un'azienda che produce trattori, con tutto il rispetto di chi produce trattori, ma stiamo analizzando il bilancio di un ente locale che è chiamato ad erogare servizi. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie al consigliere Feltrin, che è intervenuto come gruppo Federazione della Sinistra, mentre prima il consigliere Lamiranda come Popolo della Libertà. Adesso come gruppo PD ha chiesto la parola la consigliera Pennasi. Prego. Grazie Presidente, ma il mio è un piccolissimo intervento, ancora più piccolo dopo gli interventi che mi hanno preceduto, che erano diciamo interventi ad ampio raggio e che ho trovato molto ben, tra l'altro, articolati e interessanti. Mi limiterò a intervenire sulla parte, diciamo, di competenza della seconda commissione, che quindi abbiamo trattato in seconda commissione, con alcuni piccoli spunti. Parto dalle cosiddette entrate, in particolar modo dal riferimento agli oneri che faceva il consigliere Lamiranda, che indubbiamente sono negli anni crollati. Anch'io ricordo, ormai da vecchia consigliera, i primi anni in cui ci aggiravamo intorno ai 10 milioni, il consigliere Lamiranda diceva addirittura 12, quindi... E come siamo? Beh, questa è da un lato una buona notizia forse per l'ambiente, nel senso che in un territorio come questo, con un consumo di suolo, una percentuale di consumo di suolo altissima, una delle più alte in Italia, si può vedere anche il lato positivo, che si sta costruendo meno e quindi
una buona notizia dal punto di vista ambientale del consumo di suolo. Certo, minor risorse per quegli investimenti che sono sempre più asfittici. Il consigliere La Miranda suggeriva di incentivare il più possibile i lavori di valorizzazione della città esistente, quindi di ristrutturazione e di riqualificazione. Mi trovo pienamente d'accordo, ma volevo ricordare che a tal proposito abbiamo di recente approvato una delibera che va proprio in questa direzione. Direzione affrontata con un trade-off, potremmo dire, nel senso che per incentivare il recupero, la ristrutturazione di alcuni edifici esistenti, si sono deliberati degli sconti proprio là sugli oneri. È un trade-off perché ovviamente abbiamo bisogno di oneri e per incentivare però il recupero. Tuttavia potrebbe, se funziona, perché si è detto, è una sperimentazione che in parte segue un'indicazione di una legge regionale, in più noi abbiamo fatto una scelta di incentivo ulteriore anche laddove la ristrutturazione riguarda una ricostruzione completa, cioè l'abbattimento e la ricostruzione completa, cosa non prevista dalla legge regionale, è una sperimentazione, ma può essere che la somma totale alla fine porti comunque un vantaggio non solo nel recupero di edifici dismessi, nella riqualificazione di edifici esistenti, ma anche nei conti finali in termini di oneri che entrano, perché comunque sono lavori che partono, anche se ovviamente godono di uno sconto. L'altro piccolissimo riferimento invece rispetto alla scelta, non tanto quindi alle fonti di entrata, ma alle uscite in termini di opere e di investimenti. Delle linee di scelte ci sono, laddove si cerca di incrementare il lavoro sull'efficientamento energetico, sull'ambiente, laddove si cerca di lavorare sulle scuole, non solo in termini di messa in sicurezza e risposta a alcune situazioni magari anche emergenziali, ma anche di qualità delle attrezzature che permettono poi una didattica migliore, e quindi interventi anche sulle scuole o interventi come sono stati fatti su degli impianti sportivi. Ci auguriamo che appunto poi negli anni vadano avanti, ma abbiamo visto un intervento su una palestra. Quindi indubbiamente gli investimenti da anni sono asfittici, soffrono, e questo tra l'altro genera anche poi dei costi di gestione, perché sappiamo che laddove non intervieni in investimenti, in manutenzioni, in miglioramenti, riqualificazioni, poi questa cosa ti costerà in termini di spesa corrente. Però delle scelte nelle difficoltà complessive e degli indirizzi si riconoscono. Concludo con una proposta, una suggestione, proprio partendo da quello che diceva il consigliere Feltrin, cioè i freddi numeri. Beh, quando si parla di bilancio, se si parla di bilancio senza numeri diventa un po' privo di basi e di fondamenti, il bilancio ha i numeri, però è anche vero che ci sono una serie di aspetti che magari il freddo numero può far sfuggire. E una cosa su cui potremmo lavorare, secondo me, è la valutazione degli impatti sociali, cioè andare a capire laddove le scelte che si fanno, le politiche di bilancio che derivano dalle scelte e quindi anche gli elementi di innovazione che vengono introdotti, che tipo di impatto in termini sociali, dove sociale si intende anche ovviamente l'impatto sull'ambiente, non solo l'impatto sui servizi, l'impatto sulle risposte ai bisogni dei cittadini, eccetera. Sarebbe bello poter fare un lavoro di misurazione e di valutazione di questo impatto sociale, che aiuterebbe forse anche quel lavoro che proponeva il consigliere Feltrin di ragionamento su come migliorare. Ecco, questa era solo diciamo una cosa più prospettica, uno spunto prospettico su cui però magari lavorando su alcuni settori, non so, perché non è semplice, capisco, affrontarlo a 360 gradi partendo magari da alcuni ambiti, però potrebbe essere interessante fare avviare un lavoro. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Non vedo più prenotazione e direi che per stasera ci possiamo fermare, con la premessa che domani sera riprendiamo il consiglio in orario, almeno così abbiamo più tempo per la discussione.
Quindi se nulla osta io chiuderei la seduta. Va bene, allora buonanotte a tutti, la seduta è tolta. Grazie.